Cari compatriote e cari compatrioti, l'anno che si compie non è stato sempre felice. Doli pubblici, doli privati di nucchi per le famiglie non sono mica meno visivi. Difficoltà ogni giorno per tanti corsi. E poi, nel piano politico, l'idea che un cambiamento non va mica abbastanza in furia. Ed è vero. Eppure, siate convinti che noi traiamo senza piantà per cercare di migliorare la situazione, con la nostra volontà, la nostra fede, i nostri sbagli di noi. Anche se tutti i mesi necessari non l'avemo, ci vuole che noi cambiassimo le cose. La questione sociale ha piato in pochi mesi forme nuove, ma non è da qua. E per questa che la nostra premura maggiore è stata di occuparsi di corsi che campano a straziera. I nostri sforzi non bastano mica, ma abbiamo già messo in ballo o piano contro la povertà, la carta ritirata, o programma zero disimpiegato a lunga andata, la galata forte di biglietti d'avio per indetto. Ma la soluzione vera è di costruire un sviluppo economico a pro di tutti, perché ognuno campesse beh di un suo lavoro. Oggi non è manca appena un caso. Per quanto meglio, penso che la giustizia sociale deve essere il primo scopo di nostra istituzione e di nostra maggiorità. Allora, come la ci insegna il Papa Francesco, ciò la gira il spino a un consumerismo urage e organizza meglio a sperterra. Portiamo mano al Dio, a quello di qui, a quello d'altro. Così saremo a tempo le redivide di Agorsica Eterna e i cittadini di una Europa sfarente, giusta e generosa. Stasera, all'entro di un anno nuovo, voglio che noi pensessimo a tutti quelli che, corsi o mica, sono soli, privi d'affetto, malati o in dolo. Voglio di noi salutare i nostri, che fermano in prigione o a macchia. E dibi, chi sta a Corsica felice in pace, la emo da costruire. Per conto nostro faremo l'impossibile perché alla fine di quest'anno la società corsa sia appena più bella e appena più giusta che ora. A tutti, di cuore, a pace, a salute, l'amore e la libertà. Campate felici, e viva Nazione, e viva Corsica.